Oh, vediamo. Ma è uscito subito un ex. Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi, come promesso, di nuovo con Pokémon GCC, gioco di carte collezionabili online, ragazzi. Ve l'avevo promesso che sarebbe arrivato ed è arrivato di nuovo. E quindi continuiamo da dove eravamo rimasti, continuando con il tutorial, le partite iniziali, insomma, per imparare insieme. Ma ci saranno presto spacchettamenti, ragazzi, perché abbiamo già un paio di codici per dei pacchetti gratis, quindi ci saranno grandi spacchettamenti alla ricerca di lui, di Rayquaza. Speriamo di trovarlo presto, poi cercheremo di fare il deck migliore. Voi scrivetemi sempre nei commenti i consigli, come avete fatto nel gameplay scorso, che mi avete detto un po' il deck folletto, poi mi avete detto un altro paio di consigli. Grazie a tutti che state supportando questa serie. Spero di poterla fare spessissimo, di fare pure qualche live. Ragazzi, possiamo fare le live con la sfida agli iscritti, perché intanto aggiungetemi agli amici. Credo che si può aggiungere agli amici. Il nome è quello lì che vedete in sovraimpressione, Jonathan Hero. Mi aggiungete e possiamo fare anche gli scambi. Quindi qualcuno c'ha Rayquaza? Vedete quando faccio i pack opening, vedete che carte mi escono e offrite, contrattiamo. Vediamo, voi mi date Rayquaza e mi dite voi chi volete del mio. Per adesso non ho nessuna carta perché sto ancora nel tutorial. Però vediamo, partiamo e vediamo dove eravamo rimasti con la nostra Holly che ci stava insegnando. Allora, eravamo rimasti qua con Holly che dice: eccoti di nuovo qui, vabbè, perché sono riacceduto. Il tuo avversario ti aspetta, scegli, gioca per iniziare. Quindi dobbiamo fare questa partita che mi dà 75 monete, credo, poi 100. Poi quest'altro mi dà una carta X. Avremo la nostra prima carta X, credo, se questo è il premio. Quindi vediamo, infatti, premi gioca, giochiamo. E vediamo, adesso mi farà giocare con il deck standard, quello che abbiamo visto pure la volta scorsa, infatti. Ah, però ci sono nuove carte. Cioè Electabuzz e mi è uscito Pikachu. Qual è migliore? Electabuzz è più forte. Buttiamo subito Electabuzz in campo. Ok, poi tocca a lui. Scegli il Pokémon da mettere nella tua panchina per iniziare. Mettiamo Pikachu in panchina. Intanto sta facendo tutto lui. Non sto capendo niente. Ah, il suo turno. Ha usato Etere. Che... Etere, mo non lo so che cavolo fa. Etere che fa? Mostra la carta in cima al tuo mazzo. Se è una carta energia base, assegnala a uno dei tuoi Pokémon. Se non lo è, rimettila in cima al tuo mazzo. Praticamente ti aiuta a prendere energia. Allora, questa qui per attaccare la mettiamo a Electabuzz, perché per fare l'attacco elettrico. E niente, quindi attacchiamo già. Lui quanto ha? Lui ha Rattata. Mamma mia, che Pokémonone, Rattata. 40. C'ha l'attacco 30, lancia una moneta. Se esce croce, questo attacco non ha effetto. Ok, va bene, facciamo pugnetto, che gli dà solo un pugnetto in faccia, un pugno piccolo, e gli tolgo solo 10. Bravo. Lui c'ha già 2 di energia qui, perché grazie a quell'etere, porca miseria. Cerca nel tuo mazzo fino a 2 carte energia. Oh, stai pescando troppo, fratello. Troppe energie. Qua, c'ha già 2 Pokémon pure in panchina. Mamma mia, è il tuo turno. Non mi ha attaccato proprio. Meglio così. Oh, c'ho pure Sparrow. Mettiamo Sparrow in panchina qua. Mettiamo la seconda energia Electabuzz, così posso fare il secondo attacco, l'imboscata. Lancia una moneta, se esce testa questo attacco infligge 20 danni in più, buono. Lo uccido se mi esce testa. E vai, che mazzo, è Rattata, è fatto fuori. Mi piace, carta premium. Un altro no. Si era buggato, cioè sono passato con il mouse sulla carta, un altro Ele, pensavo ne... Addetta al centro Pokémon, cura uno dei tuoi Pokémon da 60 danni e rimuovi tutte le condizioni speciali che lo influenzano. Praticamente è come nel gioco, lo cura. Allora, mo le energie a queste sono sprecate, quindi le iniziamo a mettere al nostro Pikachu. E con questo continuiamo ad attaccare, però, perché sto Squirtle a 60. E attacchiamo sempre con imboscata. Esci testa. Porca miseriaccia. Vediamo un po', già c'ha 2 energie pure lui, croce. Mi ha tolto solo 10, buono, mi ha tolto solo 10. Dai, c'ha solo 10 di danno, c'ha ancora quasi tutta la vita. Che cos'è questa?
Scambio. Scambia il tuo Pokémon attivo con uno dei tuoi Pokémon in panchina. Buono, buono. La posso usare all'improvviso quando sta per morire. Cura uno dei tuoi Pokémon da 30 danni. Usiamo, mettiamo quest'altra energia a quest'altro Pikachu. E con questa qua attacchiamo ancora. Non usiamo ancora cose per curarci, è ancora presto. Cura, porca miseria. Tra quanto muore il prossimo attacco dovrebbe morire Squirtle. Sta mettendo altri in banchina. C'è pure Panpur. Ma ha tolto 30. Che bagarospo. Che bagarospo. Qui ne serve 3 per fare l'energisfera. Quindi mettiamo il terzo qua. E attacchiamo sempre con Electabuzz, che dovrebbe morire adesso l'avversario. Giusto, imboscata. Dovrebbe morire. Non fa niente, tanto muori lo stesso. Pure che esce così. E un altro Squirtle è fatto qui. Ho dato l'altra carta premio, ho vinto. Ah, perché ho finito tutte le carte premio. Quindi se prendo tutte le carte premio ho vinto lo stesso. Grande, grande mezzo. Ciao, sono Ali, vediamo di cosa sei capace. Prima sfida vinta. 75 monetozze, tutte a me. Giochiamo la prossima subito. Vai alla grande. Non vedo l'ora di arrivare al punto dove si possono aggiungere gli amici. Cioè che finisce il tutorial. Possiamo fare gli scambi, posso fare le pescate, posso fare pack opening, posso fare di tutto. Mi sta piacendo troppo sto gioco. Allora, mettiamo, me lo segna pure. Dice, oh, c'è Electabuzz qua. Mettiamo come prima. Facciamo la stessa giocata di prima. Mettiamo Electabuzz, poi mettiamo Pikachu. Le carte premio sono 4 stavolta. Quindi, c'ha Koffing in panchina. È stato uno mappa città. Io mo tutte queste carte non le conosco. C'ha 70 punti di vita. Mettiamo questa qui che fa? Scarta una delle carte che hai in mano. Se lo fai, guarda le prime 8 carte del tuo mazzo e aggiungi una di esse alle carte che hai in mano. Poi rimischia le carte nel tuo mazzo. Cioè mi fa scartare una carta e me ne fa pescare un'altra. C'ho Pharaoh. Quindi se prendo la sua evoluzione base, se la trovo nelle 8 carte, è possibile. Proviamo. Usiamo questa. Voglio usare questa. Vediamo, scegli una carta da scartare. Mi scarto la cura, che non mi serve, credo. Vediamo che c'è. C'è Raichu, posso... E c'è pure Pharaoh. E mo quale scelgo? Scelgo Raichu, ragazzi. Che c'ho... Perché quando mi uccidono Electabuzz entra in campo Pikachu e io lo evolvo subito. Pharaoh non mi conviene, perché poi Raichu è 90. Credo Raichu. Vediamo. Poi se ho fatto male lo scoprirò. Finito. Cioè, abbiamo Raichu. Non vedo l'ora di farlo. Non vedo l'ora di riuscire a metterlo in campo. Intanto attacchiamo con questo, anche se possiamo dare solo un pugno. 10 di danno. Il turno dell'avversario. Vediamo che mi combini. Vediamo che fai. C'ha due energie. Già fatto veleno Iscala. Aia. Un altro Electabuzz. Allora il Raichu posso già evolverlo. Già in panchina. Grande mezzo. Questa cosa non la sapevo. Quando un Pokémon si evolve mantiene tutte le carte energie. I segnalini danno a esso assegnati. Tutte le condizioni speciali vengono rimosse. Ok, non mostrare più. Perfetto, già dalla panchina. Allora, buono, ancora meglio ad aver scelto Raichu. Sono ancora più contento. Adesso due a questo, così posso fare l'attacco più potente. Imboscata. Testa e vai. E gli faccio malozzo a 50. Al prossimo attacco è morto. Intanto lui c'ha 3 energie là. Aia, 30. Mi ha fatto male parecchio. Un altro Pikachu. Allora, l'energia la iniziamo a mettere a Raichu. Mi serve altra energia però. Mettiamo quest'altro Pikachu in panchina e attacchiamo con questo e togliamo di mezzo a Grimer. Ed è morto. Oh, Ashmi, mi serve l'energia adesso. Serve l'energia, Ashmi, un'energia. Che cacchio è? Tierno, pesca 3 carte. Buonissimo, proprio perché mi serve l'energia. Intanto quello sta facendo di tutto. Sta mettendo pattini, sta mettendo... messo a Koffing, perché vabbè, c'è veloce. 10 a 40. Vediamo adesso l'energia, buono. Mettiamo la seconda energia a Raichu e usiamo questa qua per pescare. Pesco 3 carte. Oh, un'altra energia. Il ferro, buonissimo. Quindi mettiamo questo, che lo facciamo subito evolvere. No, devo aspettare un turno per farlo evolvere.
Questo che cos'è? Tempesta magnetica. Nessun Pokémon in gioco ha resistenza. Non mi serve al momento. Mettiamo pure Electabuzz. Ish. Quanti Pokémon che sto mettendo? Imboscata di nuovo. Croce. Vabbè. Quanti PS c'ha lui? 70. Ci vogliono altri 3 attacchi. Se mi va bene. Oh no. Ha fatto Weezing. Aia. Ma ha fatto male pure i Pokémon in panchina. Oh cavolo. Facciamo evolvere questo qua. Oh cavolo, mi ha fatto già 20 di danno. Quando questo Pokémon viene messo KO dai danni inflitti da un attacco del tuo avversario, scarta le prime 3 carte del mazzo del tuo avversario. Questo attacco inflige 20 danni a ciascuno dei Pokémon del tuo avversario. Ricordo che non puoi applicare debolezza e resistenza a Pokémon in panchina. Mamma mia, mi toglie 20 a tutti. Devo ucciderglielo più in fretta possibile. Mettiamo a Raichu questo, che dopo così può fare già Energy Sfera. Dai, esci testa, esci testa. Mi sono... no. Mi sono buttato pure la cosa per curare. Fatto male a buttarla via. Fatto proprio male. C'è un Ekans qui, mamma mia. Mi distrugge tutti i Pokémon in panchina. È morto. Morto Electabuzz. Mettiamo questo e facciamogli attacco, l'attacco da 3. Gli tolgo 80, dovrei ucciderlo. Dovrei ucciderlo adesso. Intanto iniziamo a mettere l'energia a Pikachu o ferro. Vediamo, aspetta. Ferro a 30, beccata. Quindi mettiamola qui. Mettiamo quest'altro Pikachu qua. E attacchiamo con Raichu. Energy Sfera. E becca di questa, Weezing. Becca di questa, Weezing. Questa che cos'è? Buono, la cura, la cura. E curiamo subito dopo. Curiamo Raichu. No, un Pokémon di 60 questo. No. Vabbè. Siamo prima questa qua per curarci. Posso usare più di una carta alla volta? Ma vediamo. Pokémon da curare è questo. Posso? Ah, 60 mi cura. Fino a 60 danni. No, il Pokémon di 60. Posso usare pure quest'altra. Perfetto. Kangaskhan. C'ho Kangaskhan. Volto ribelle. Perché io non conosco il mio deck, ragazzi. Questo è il deck in scegli. 2 carte energia base. Quindi queste qua. 1 e 2. Finito. Bene, 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 bene. Mi sta piacendo, mi sta piacendo. Mischia le carte. Mettiamo l'energia. Le mettiamo. Ma ferro. Quanto fa di danno? 70 fa giravita. Però ci vogliono 4 energie. Iniziamo a metterne una. No, sembra ferro. Dobbiamo andare a 4. Che voglio mettere lui in campo. Ma dovrei ucciderlo prima. Questo lo uccido direttamente. Grande, grande mezzo. Un altro Pokémon ed ho vinto. Devo fargli fuori un altro Pokémon ed ho vinto. Grande mezzo, grande, grande. Ha messo un altro Koffing. Speriamo che non ha di nuovo l'evoluzione. Che mi toglie 20 a tutti, quella cacchio di Pokémon. I danni inflitti al Pokémon a cui è assegnata questa carta da un attacco dell'avversario sono ridotti di 20. Dopo aver applicato debolezza e resistenza. Buono, buono, mi protegge il Pokémon. Quindi usiamola. La devo usare sul Pokémon, così. Grande, grande. Quindi c'ha più resistenza. Questa la mettiamo a ferro, non si sa mai. E attacchiamo. Energy Sfera. Pommete. È morto, giusto? Sì, ho vinto. Ed è vittoria, ragazzi. Ho vinto di nuovo. Anche se sono le prime battaglie, inizio a capire un po' le meccaniche del gioco un po' meglio. Quindi va molto, molto meglio. Molto, molto meglio. E finiamo la sfida, ragazzi. Vinciamo pure la carta X. E chiudiamo il gameplay. Dai, non so quanto durerà questa altra partita. Sono Otis. Ce l'hai fatta ad arrivare all'ultima partita. In bocca al lupo, gioca. Facciamo l'ultima partita perché credo che poi sblocco poter comprare i mazzi, le buste, eccetera. Spero. Allora, Voltorb, vediamo. 20, solo rotolamento 20. Invece Pikachu abbiamo l'evoluzione. Oh. C'è pure Electrode, cioè, allora vai di Voltorb. E dopo mettiamo pure Electrode, che possiamo fare 60 di danno con Energy Sfera. Pikachu lo mettiamo in panchina. E vai. 6 alla faccia. 6 Pokémon devo. Allora, non mi fa ancora evolvere Voltorb in Electrode. Forse perché devo aspettare un turno. Però va bene, iniziamo. Mettiamogli l'energia. Lui quanto c'ha? Ah, c'ha Shiter.
70. Però vabbè, non è fortissimo, dai. Non è molto più forte del mio. Non posso attaccare, però. Questo scambia il tuo Pokémon attivo con uno dei tuoi Pokémon in banchina, no? Quindi dobbiamo fare finito. Dobbiamo fare finito e andiamo e vediamo lui che cosa combina. Già inizia a mettere i Pokémon in banchina pure lui. È già mi ha attaccato. 10 al mio Voltorb, povero Voltorb. Eccolo qua, adesso si può evolvere. Tieni. E prendi questo, prendi. Vabbè, tutto blocco è 80. Non è che... E a 60 posso fare 60 di attacco. Vabbè, mettiamogli l'energia intanto. Sono due. Questa che cos'è? Pesca fino ad avere 4 carte in mano. E ce l'ho già 4 carte in mano. Quindi questa me la devo conservare per dopo. Attacchiamo shock statico. Gli facciamo 20. Gli facciamo 20. Asciate! Vediamo. Questa la dobbiamo vincere per forza. Che cacchio di carta è tutta nera? Dei no, botti intesa, beh, non è fortissimo. Vediamo che mi esce, che mi è uscito. Piano di Giovanni. Pesca fino ad avere 5 carte in mano. Durante questo turno... Ah, devo scegliere uno dei due effetti. Durante questo turno gli attacchi dei tuoi Pokémon infliggono 20 danni in più ai Pokémon attivo dal tuo avversario prima di aver applicato debolezza e resistenza. Ok, bene. La usiamo, gli togliamo 20 in più. Ah, ma si è curato lui. Non ha nemmeno un po' di danno. Allora, mettiamo l'energia. Facendogli 60 lo uccidiamo. Quindi facciamo così. Usiamo questa e facciamo durante questo turno. Così gli togliamo di più. Togliamo di più, con energisfera dovremmo ucciderlo. Queste sono le grandi tattiche. E già gli abbiamo ucciso un Pokémon. Prendiamo questa qua, è un'energia normale. Va bene. Intanto ho messo questo Pokémon scarso, che ha solo 60 PS. E adesso quindi pesca, lancia una moneta, se esce testa pesca una carta. Mamma mia, 3 carte. L'hai voluto pure, porca di una miseriaccia. L'hai voluto, adesso c'ha 90 PS. C'ha doppio smash, eccolo quel doppio smash. Due teste, 40, 70 mi ha fatto, c'ho solo 10. Mettivi subito, che sennò qua mi uccide. Iniziamo a mettere l'energia 60, non lo tolgo di mezzo. Iniziamo a mettere l'energia. È meglio scambiare il Pokémon. Iniziamo a mettere l'energia a Pikachu. Non mi conviene scambiare il Pokémon, mi conviene far morire questo dopo, perché questo è troppo forte. Quindi invece riesco a togliergli danno e poi dopo con Pikachu lo tolgo di mezzo. Pesca fino ad avere 4 carte in mano. Usiamo questa. Magari peschiamo qualcosa. Oh, questo che cos'è? Tonico. Cerca nel mazzo una carta che si evolve da uno dei tuoi Pokémon e mettila sopra quel Pokémon. Questa azione vale come evoluzione del Pokémon. Poi rimischia le carte del tuo mazzo. Non puoi usare questa carta durante il tuo primo turno. È un Pokémon che hai messo in gioco nel turno in corso. Ok, perfetto. Quindi usiamo questa. Facciamo evolvere già Pikachu. Così dopo ce l'abbiamo già evoluto. Grande Raichu di nuovo. Mio Raichu. Facciamo energisfera. Dopo sei morto in pratica, perché faccio 30. Faccio 30 ed è morto. Grande, a meno che non se lo cura adesso. Rimischia 3 carte. Sta facendo un casino lui. Ho capito, vabbè. Adesso me l'ha ucciso, doppio smash. Ha tolto 20. Me l'ha ucciso giusto. Porca miseria. Scelgo Raichu. Raichu, scelgo te. È il tuo turno, vediamo. Ed ecco un altro Pikachu. Lo mettiamo subito qua. Energia su questo subito. E attacchiamo con un semplice tuono shock. E lo togliamo di mezzo. Ciao. E tra poco te ne vai, perché c'è solo Pokémon in panchina. E mi è uscita pure questa. Le energie base mi servono. Facciamo una sola. Oh, ma chi è quel Weedle? Ma dove ti avvii con sto Weedle? Mi ha tolto 20 questo Weedle. Cura uno dei Pokémon da 30 danni. Ok. Mettiamo questo. Weedle glielo uccidiamo?
Yes, glielo uccidiamo, glielo uccidiamo. Questa la usiamo adesso, è meglio usarla adesso. Prendere le due energie, finito. E glielo uccidiamo adesso, grande mezzo, giusto? Glielo uccidiamo e... ha perso lui perché non ha Pokémon. Giusto, non ha Pokémon in banchina. E si vince ragazzi, si vince. Si vince, si va a vincere. Grande, speriamo che mi dà Rayquaza. Speriamo che mi dà Rayquaza. Complimenti. Eccoti un Pokémon X. Torna alla tua collezione per aprire la busta. Chi mi ha dato? Manapi. Manapai. Manapi. Non lo conosco quello là. Però è forte? Non lo so. Vediamo cosa ti è capitato. Clicca sulla busta per selezionarla. Quindi clicca apri. Wow, già pure spacchettamento ragazzi. Rayquaza. No, qui mi può uscire Groudon. Escimi, escimi Pokémon leggendario, escimi. Apri busta, apri busta. Vai, 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 vai. Escimi Pokémon none, ho un Rayquaza, ho un Mewtwo, non lo so che mi può uscire da questa busta. Però già vedo due qua. Allora, c'è un Tentacool. C'è, vabbè, questi qua. Fa Stario, Stario. Pure mi pare scarsissimo questo Stario. Marill, Nidorina. Mi è uscito, vabbè, però ci vuole l'evoluzione prima poi. Abbiamo solo l'evoluzione dopo, non possiamo usarlo. Marshtomp, Lanturn. E vediamo prima questa. Oh, Electros. Però non ci abbiamo l'evoluzione prima, vabbè. Non so se è forte. Però Electro, wow. Non so ancora, non ho deciso ancora di cosa fare il deck. Però devo fare un deck per Rayquaza, quindi. Oh, vediamo. Ma è uscito subito un ex. Grande. Sembra che tu abbia delle belle carte. Mi è uscito subito Gardevoir. Gardevoir? Non lo so mai i nomi, cioè, ragazzi, faccio schifo. Ma a me questa mi usciva sicuro un ex in questa busta. Non lo so. Quindi non so se essere felice, se essere contento, se essere scontento. Però, ragazzi, comunque è un ex. Completa le sfide giornaliere per vincere dei fantastici premi. Per accedere alla sfida giornaliera dal tuo profilo. Ok, ragazzi, quindi continuerò a giocare anche senza fare gameplay. Però poi vi aggiornerò nei prossimi gameplay, mi conserverò le buste da aprire per fare i gameplay, però andrò avanti per accumulare soldi e buste. Ah, questi sono i tornei, se voglio andare a, qui credo collezione, gestione mazzi, scambio, eccolo qui gli scambi, qui il negozio, riscatta codici, qui che cos'è? Gioco, sfida allenatore, sfida giocatore, vedete ci possiamo sfidare, qui ci sono gli amici, amici, eccoli qua, aggiungetemi agli amici ragazzi, aggiungetemi agli amici. Jonathan, Jonathan Nero. E niente più. Che cosa c'è più? Non c'è, ci sono le sfide, avevo letto. Sfida giocatore, eventi, eventi. Vediamo eventi, che cosa c'è di bello. Eventi, vabbè, non c'è niente di che. Vabbè, poi devo capire meglio. Iscriviti adesso. E se vinco mi dà qualcosa di buono, spero. Sfida giocatore, che cos'è? Questo è un mazzo molto efficace che puoi utilizzare nella sfida giocatore. Permette di combattere con potenza e astuzia. Ah, con questo deck poi devo fare la sfida. Devo vincere qualcosa. Che è successo? Premi sfida. Ottieni punti sfida vincendo delle partite. Accumula punti sfida e sblocca i premi sfida. I premi sfida cambiano ogni 3 settimane quando i punti sfida vengono azzerati. Ok. Nuovo scala. Rayquaza! New versus reward avviable. No, Rayquaza X. Guardateli quanto è bello. Lo voglio. Che cosa devo fare per averlo? Eccolo qua. Devo fare 210 punti sfida e ho 3 ore. Oh, cacchio. Ragazzi, registro non le 3 ore, però registro un altro gameplay se riesco a prenderlo. Speriamo, ragazzi, rimanete sintonizzati. Arriviamo a 500 like. 500 like, ragazzi, per vedere se riusciamo a prendere sto Rayquaza. Se mi scappa, ragazzi, dobbiamo prenderlo dalle buste. Speriamo di... adesso gioco a manetta. Fin quando mi mancano gli ultimi punti e rifaccio e faccio un nuovo gameplay. Se ci riesco entro il tempo. Se non ci riesco e poi si vedrà il prossimo gameplay. E vediamo se lo troviamo nelle buste normali. Quindi premi sfida questi sono. Poi ci sono, vabbè, sfide allenatori, eventi, eccetera, eccetera. Qui il negozio. Vediamo il negozio un attimo. Sì, qui tutte le buste, quanto costano. Mamma mia, quanta bella roba, quanta bella roba. Vedete, vedete. Vabbè ragazzi, questo era il gameplay. Spero che il gameplay vi sia piaciuto. Speriamo di riuscire a prendere Rayquaza molto presto. Speriamo di riuscire a prendere... ci sono uscite belle carte, credo.
cioè per la prima busta. Abbiamo vinto su tutte le partite subito, perché erano gli incontri iniziali. Vabbè, se il video vi è piaciuto cliccate tanti mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, passate dai social, sono tutti in descrizione, pagina Facebook, Telegram, Instagram, trovate tutto quanto, tanti video, tante cose belle stanno accadendo sul canale, non perdeteveli, andateveli a spulciare, cliccate la campanellina di fianco al tasto iscriviti per ricevere la notifica di ogni video che mettiamo, e se per caso poi il gameplay non vi è piaciuto, perché può capitare che non vi sia piaciuto, da parte del bel Rayquaza... Grazie ragazzi, da Jonathan Amendola, Amendola Brothers, al prossimo video. Ciao a you!